Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Era un bel po' che non facevo un vlog, è vero, ma diciamo che tendo a fare vlog uno quando ho tempo, due quando ho qualche aggiornamento da dare. Ci sono alcune cose di cui vorrei parlare, oggi non ho nessuna scaletta preparata, non ho nessun desktop da farvi vedere, ho appena finito di pranzare, praticamente sono le 2:30 e sono tornato prima dal lavoro quest'oggi, quindi ho detto, beh, forse potrei utilizzare questo tempo in avanzo per fare una piccolo vlog di aggiornamento. Allora, intanto volevo giusto trattare una piccola cosa che mi sto tenendo da fare da un bel po', che è diciamo il Q&A. Quindi alcuni di voi mi hanno fatto delle domande, ma appena ho inviato la richiesta per fare questo Q&A, c'è cioè stato un po' di risposta, poi basta. Quindi c'ho una 10-12 domande, alcune addirittura dallo stesso utente, no, ripetute. Cioè, non le domande ripetute, lo stesso utente che ha fatto più domande. E quindi era un po' poco, ma se non si dovessero presentare altre domande, comunque penso che farò questo Q&A appena troverò tempo, e della questione tempo ne parleremo a brevissimo. Perché? Beh, intanto, come state vedendo, sto portando avanti tutti i vari giochi episodici, Telltale vari, più Life is Strange, e Life is Strange soprattutto anche in questo momento mi sta dando tantissimi problemi. Vedrete poi che ci saranno varie canzoni che ho dovuto sovrascrivere, diciamo così, per motivi di copyright. Adesso addirittura ne avevo caricato perché pensavo di averle tolte tutte. Chiaramente non era così, perché c'era una canzone in sottofondo praticamente bisbigliata da un jukebox che è stata rilevata anche quella, e quindi adesso non c'è. Chiaramente questo l'ho scoperto dopo che averlo già caricato tutto il lavoro, per cui adesso sto rirenderizzando il file che andrà ricaricato, ed era l'episodio 7, quindi il secondo, quello previsto per lunedì. Comunque, cosa volevo dirvi soprattutto adesso riguardo alla densità dei video? Bene, settimana prossima ci sarà una quantità immane di video, e mi rendo conto che molti hanno tipo il panico da troppi video, non riesco a seguirli. Sì, è una cosa assolutamente comprensibile. Vedrete che inizierò a pubblicare due video al giorno di The Witcher. Questa è stata la scelta piuttosto che fare video da un'ora, che sono intanto più complicati da digerire per il rendering e vari caricamenti su YouTube, e in più è anche più facile per me potermi prendere una minima pausa, diciamo tra una mezz'ora e l'altra di registrazione. Perché due video al giorno? Perché se no non gliel'avamo per il 19 maggio, quando uscirà The Witcher 3. Io ho finito praticamente una settimana fa, il 19 mi sembra, per finire le registrazioni del primo The Witcher, e ancora non ho avuto modo di registrare niente del secondo, di Assassin's of Kings, o no, of King penso fosse, una, non mi ricordo il titolo onestamente, ce l'ho pure scritto qua. Era più di re, sì, Assassins, quindi assassini di re, quindi più re. Non ho ancora registrato nulla, ho solamente loggato un attimo per vedere com'è la situazione, settaggio e tutto. Il gioco è molto più scuro, ho visto, e ho fatto una minima parte del tutorial, però non ho registrato veramente nulla, e sono in ritardissimo. Quindi anche per quanto riguarda poi The Witcher 2, aspettatevi l'uscita di due video al giorno. Io sto facendo veramente di tutto per riuscire a sfornare il gioco completo prima che esca poi The Witcher 3. Questo, signori, non vuol dire che dovete per forza stare al passo, ma a molti neanche interessa, ho visto. Non so se con The Witcher 2 le cose cambieranno, The Witcher 1 è seguito molto poco. Diciamo che in testa proprio rimane Dragon Age, che è quello con cui ho iniziato, seguito da Dying Light. Il resto sono tutti video un po' di nicchia, comprensibilissimo, perché ognuno è, come dire, libero di seguire quello che più gli aggrada. Spero solo che quando Dragon Age alla fine finirà, non sai, posso sentire, quando finirà Dragon Age, spero che non ci siano un esodo di massa e nessuno mi guardi più. Mi farebbe piacere che continuaste a stare qui da me, e spero comunque di intrattenervi in generale. Comunque, tutto questo per dire che ci saranno tantissimi video e non spaventatevi. Questo è il discorso. I video rimangono sul canale, quindi ognuno, se è interessato a seguire la trama di The Witcher,
lo potrà fare al ritmo che preferisce. Per me l'importante è che ci sia tutto prima dell'uscita, anche perché vorrei importare i salvataggi delle partite fatte insieme sul canale su The Witcher 3, che altrimenti mi troverei in buco, cioè potrei importare i caricamenti di salvataggi di The Witcher 1, ma non di The Witcher 2, e sarebbe un problema. Quindi adesso dal 30, mi pare, guardo il calendario, sì, dal 30 usciranno due video di The Witcher al giorno, e quando finirà The Witcher l'idea sarebbe dal giorno dopo direttamente partire con due video al giorno di The Witcher 2, se ce la faccio, perché ultimamente sto avendo una mole di lavoro veramente improbabile. Fare tutti questi video che sto facendo implica veramente tanto tanto tempo. Io al momento è come se avessi un lavoro full time che è YouTube, che non mi paga praticamente, perché quello che sto facendo adesso sono spicci, chiaramente, e un lavoro part time che non mi paga. Perché? Perché sto in formazione. E ancora è così, quindi sto mettendo da parte praticamente qualsiasi tempo libero io possa avere, tranne una nicchietta il sabato o la domenica che ho per giocare di ruolo, quella me la conservo con degli amici. Il resto è o, diciamo, fare formazione per fare il consulente informatico, o è dedicarsi al canale. Quindi è un periodo molto tosto, che spero di riuscire, insomma, una volta arrivati all'uscita di The Witcher 3 vorrei rallentare un poco, anche perché per esempio avrei dovuto iniziare a fare The Witcher 2 questa settimana di mercoledì, mi è stato impossibile perché mercoledì ho registrato il terzo episodio di Game of Thrones e il secondo episodio di Life is Strange, li ho editati ieri giovedì, e oggi ho iniziato a caricare il tutto, anzi ieri sera ho già iniziato a caricare Game of Thrones perché è previsto l'uscita questa sera alle 18.30. Non so quando pubblicherò il vlog, ma penso che insomma, per le 4, 4 e mezzo sarà già su, spero. Spero di non dover fare nessun tipo di editing su questo video, anche perché insomma non ne ho proprio tempo e modo, anche perché poi devo fare delle prove, perché oggi dovrei comunque registrare The Witcher, ma sto rirenderizzando Life is Strange e quindi ho dei problemi perché mentre renderizzo non posso registrare, quindi non so, forse è destino che non inizi mai a registrare The Witcher 2. Va bene, comunque questo era il piccolo aggiornamento che vi volevo fare. Troppi video, non vi preoccupate, The Witcher 2 arriverà presto. The Witcher 1 sul canale finirà penso in un paio di settimane, intorno al 10 aprile dovrebbe finire, se non vado errato, e quindi spero di averci già un po' di video di vantaggio da poter mettere da The Witcher 2, anche perché l'idea di fare 14 video a settimana, aka 7 ore di video a settimana solamente di The Witcher senza calare sugli altri video, già è stata una bella impresa farlo per The Witcher 1, e farlo per tutto The Witcher 2 sarà molto molto dura, ma diciamo che lo faccio per il canale, lo faccio per voi e anche un po' per me, perché onestamente mi darebbe fastidio a livello personale non riuscire a finirlo prima dell'uscita di Witcher 3. L'ho detto miliardi di volte in questo vlog, ma era il concetto che volevo rimarcare. Che dire in ultimo? Il fatto che non abbia fatto il Q&A è anche relativo a questo, nel senso che fare tutti questi video, ogni volta che ho del tempo libero e potrei fare un video, piuttosto che dire beh potrei fare il Q&A, mi viene a dire posso registrare più The Witcher. Questo è stato il processo mentale finora, e quindi spero vogliate capirlo, quindi chiunque abbia fatto domande non si preoccupi che avrà la sua risposta, e anzi, colgo anche qui l'occasione per rimarcare il, se volete, con l'hashtag AskCLP, se potete farmi le domande, perché più ne abbiamo e più sarò anche invogliato a farlo sto video, perché magari potrò raccogliere un po' di domande e fare magari un video di questi brevi miei, insomma 20-30 minuti a chiacchierare. E che dire ragazzi, questo era tutto, è stato veramente un, per i miei standard, un flash vlog, e continuate a seguirmi, questa domenica ci sarà anche l'annuncio della chiusura del giveaway di Dark Souls, quindi non è la chiusura, ci sarà l'annuncio della chiusura, quindi ci sarà un'altra settimana, ma chiunque fosse interessato a ricevere la key Steam di Dark Souls, segua quel video o il precedente dove ci stanno tutti il regolamento. Detto questo, un po' alla quel tale Ale, vi dirò, vi invito a continuare a seguirmi anche sui social, ditemi cosa ne pensate, dato che tutte queste piccole cosette, magari anche l'impegno, il calendario, quando l'aggiorno, quando non l'aggiorno, lo sempre aggiorno su Facebook,
che poi ci dovrebbe stare un rimbalzo pure su Twitter, ma Twitter, ho detto, me ne frega poco pure a me, onestamente. Cioè, vogliamo essere proprio papale, sinceri, sinceri. Finché non sarò un canale enorme, Twitter sarà molto secondario, ma Facebook ci tengo moltissimo, quindi chiunque abbia un minimo interesse nel seguire le news del canale lo invito caldamente a mettere il like alla pagina Facebook e rimanere aggiornato, e ci vedremo al prossimo video.